Durante la torrida estate portoghese, i tre fanciulli si svegliavano di buon'ora e portavano il gregge a pascolare, quando ancora l'erba dei campi era ricoperta di rugiada. Fu durante uno di questi giorni che l'angelo apparve nuovamente. Lucia ci racconta cosa accadde. Che fate? Disse all'improvviso l'angelo, comparendo accanto a loro. Pregate, pregate molto. I cuori di Gesù e di Maria hanno sopra di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Ma come dobbiamo sacrificarci? Chiese Lucia. Di tutto quello che potrete, offrite un sacrificio in atto di riparazione dei peccati con cui Lui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirate così sopra la vostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà. Solo Lucia e Giacinta furono in grado di ascoltare le parole dell'angelo, mentre Francesco poteva solo vederlo. Pieno di curiosità su ciò che l'angelo poteva aver rivelato a Giacinta e Lucia, Francesco chiese a sua sorella: Giacinta, dimmi cosa ti ha detto l'angelo. Te lo dirò domani, Francesco, non posso parlarne ora. Giacinta, infatti, era rimasta quasi sopraffatta da quell'apparizione e non aveva neanche la forza di parlare. Queste parole dell'angelo si impressero nel nostro cuore come una luce che ci faceva capire chi era Dio, come ci amava e come voleva essere amato, il valore del sacrificio e quanto esso gli fosse gradito, perché grazie ad esso convertiva i peccatori. Perciò da quel momento cominciamo ad offrire al Signore tutto ciò che ci mortificava, ma senza darci da fare per cercare altre mortificazioni o penitenze, se non quella di restare per lunghe ore prostrati per terra, ripetendo la preghiera che l'angelo ci aveva insegnato.